Mirella Giannini, presidente degli Stati Generali delle Donne, a Bari oggi si presenta questo progetto Includonia, progetto che mira a cosa? Mira a formare le donne dei Monti Dauni, a includerle appunto da Includonia nel mondo del lavoro, a farle diventare imprenditrici. E noi abbiamo scelto, diciamo il progetto è destinato a formare donne, sia ragazze e ragazzi da fino a 35 anni, quindi donne giovani, sia donne adulte, quindi fino a 50 anni. E noi le formeremo per diventare imprenditrici in un territorio, cioè unendo e connettendo anche la vocazione del territorio di Monti Dauni, che è quello di un turismo lento e sostenibile, come il Covid ha dimostrato, ha reso visibile. Quindi un'opportunità anche per frenare lo spopolamento nei piccoli paesi. Un'opportunità per frenare lo spopolamento e un'opportunità anche per la parità di genere, perché noi sappiamo che specialmente in questi luoghi, diciamo un po' marginalizzati, ecco, che le donne lavorano ma non sono protagoniste, quindi questa è un'occasione anche per l'emancipazione, per l'empowerment, come ho detto, delle donne. Dove si svolgeranno i corsi? I corsi si svolgeranno a Castelluccio Valmaggiore, nella biblioteca del comune, nella biblioteca comunale, il cui direttore è Pasquale Bloise. Pasquale Bloise, direttore del Museo di Castelluccio Valmaggiore, cosa prevede questo progetto e soprattutto quali potrebbero essere le ricadute economiche per il territorio dei Monti Dauni? Questo progetto con gli Stati Generali delle Donne è stato importante perché verrà svolto, oggi parlo in qualità di direttore della Community Library, qui della biblioteca, dove si svolgerà appunto questo corso. Un corso che vuole mettere in evidenza tutte le specificità, tutte le competenze delle donne e portarle verso un percorso imprenditoriale, specialmente in quello del settore del turismo. Turismo che ovviamente sui Monti Dauni la fa da prima donna. Non per niente appunto noi rivolgiamo lo sguardo verso quelle che adesso sono colonne portanti, cioè le donne di attività, ma che non vengono mai messe nella giusta luce, nella giusta posizione. Facciamo un esempio pratico? Bene, sappiamo benissimo che tutte le attività a Castelluccio o come nei Monti Dauni sono portate avanti dalle donne. Allora, quando si dice dietro un grande uomo c'è una grande donna, ecco, vogliamo invertire o meglio mettere paritariamente le cose, da vicino a un grande uomo c'è vicino anche una grande donna. Insomma, una grande chance per le imprese al femminile anche del nostro territorio foggiano. Assolutamente sì, perché hanno le qualità, hanno le caratteristiche, ma spesso sono messe in un angolo e mai valorizzate. Questa è una grossa opportunità. Luigi Barile è coordinatore del progetto Includonia, come mai proprio sui Monti Dauni? Abbiamo scelto i Monti Dauni perché hanno, è un territorio pugliese poco conosciuto ma con grande potenziale, potenziale inespresso. Noi riteniamo che quindi l'obiettivo che ci siamo posti è quello di creare imprese che possano portare questo territorio all'attenzione anche dei pugliesi, partendo dai pugliesi. Molti pugliesi non conoscono questi luoghi perché si ritiene che il volano per il turismo sia caratterizzato dal mare e quindi vede il Salento in pole position e ora anche la parte sud di Bari, Monopoli, Polignano è famosa da sempre. Però ci rendiamo conto e la regione sta facendo di tutto per destagionalizzare, perché l'offerta invernale non tira. Noi invece abbiamo i Monti Dauni che hanno la capacità di poter attrarre persone nel viaggiatori, soprattutto nei periodi che sono poi quelli molto belli, che sono l'autunno, l'inverno, la primavera con i suoi colori. Quindi sarebbe necessario quasi far capire alle persone che esistono questi posti. Far conoscere questi posti significa un antidoto allo spopolamento di questi posti. Assessore, una grande chance per le imprese al femminile dei Monti Dauni, del Foggiano in generale. Sì, sono molto contenta che con il bando Puglia Capitale Sociale 3.0 dell'assessorato al welfare si dà questa opportunità alle donne dei Monti Dauni e lo presentiamo oggi qui a Bari, quindi con un'associazione barese che ha voluto dare questo input
mettendo le donne al centro, e quindi non soltanto la possibilità per queste donne di avere un'opportunità di formazione, di lavoro, di crescita anche professionale, ma anche di crescita individuale, ma nella stessa maniera valorizzazione del territorio con le sue peculiarità, con le sue capacità ricettive, con le sue tradizioni culinarie. Quindi si valorizza il territorio e nella stessa maniera si valorizza la donna nelle sue capacità, dandole appunto opportunità tramite un bando regionale.